Buongiorno ragazzi e buon venerdì. Cartellina alla mano. Siamo all'ospedale, andiamo a fare la visita di controllo. Ma più che altro speriamo che mi danno la libertà. Io sto ti fa sta cosa, ma non... Se dicono che va bene, oggi andiamo a pranzo. Fuori. E beh. Ragazzi, allora siamo tornati a casa. Fa un caldo allucinante, infatti sembro devastata. Comunque, niente, allora vi dico cosa ha detto la ginecologa. A parte mi ha dato altre 3.000 cose da fare, tamponi e altre visite, ecografie, analisi, insomma mi ha riempito. Mi ha dato una brutta notizia, che il collo dell'utero purtroppo non è a 2,4 cm, ma bensì è 1,8 cm, come avevano già misurato ad agosto. Quindi noi i primi di settembre che siamo andati dall'altra ginecologa ci siamo un po', possiamo dire, illusi che questo collo era aumentato così tanto, invece no. Comunque lei ha detto è una buonissima notizia che in un mese il bambino è cresciuto, quasi raddoppiato il peso, anzi l'ha raddoppiato e superato, eppure il tuo collo ha resistito, il cerchiaggio sta in sede e è ben saldo col collo dell'utero, tant'è che parlava proprio già di doverlo rimuovere a 34 settimane, proprio perché comunque sta tenendo benissimo. Anche diciamo la situazione dell'utero non è appianato, non ho funneling, quello là, insomma, quindi era molto 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 felice. Mi ha detto ovviamente se siamo arrivati così è stato grazie a merito tuo, che sei stata bravissima, hai rispettato tutto, sei stata comunque a letto e io gli ho detto vabbè, grazie anche a voi dottori che comunque mi avete sempre suggerito bene. Tra l'altro diciamo che lei mi ha spiegato che comunque questa situazione può rimanere benissimo costante e l'unica cosa, mi ha detto, ovviamente non puoi fare sforzi, non puoi uscire dalla mattina e tornare alla sera, mi ha detto ovviamente la maggior parte del tempo comunque lo devi passare a letto, però qualora ti invitano a casa per una festa, perché le ho raccontato che la mia amica ha partorito e vorrei andare a vedere il bambino, mi ha detto ovviamente sì, tanto cioè comunque stai in una casa, c'è il letto, c'è il divano. Mi ha detto pure se vuoi andare, per esempio io gli ho detto che volevamo fare la cameretta a vedere le tinte, puoi andare, l'importante è che cioè stai un'oretta e mezzo, non ti stanchi, non fai sforzi e diciamo anche quando c'è la bambina che si lamenta io non la prendo in braccio, però diciamo che mi ha dato il via libera a poche uscite. Mi ha detto cioè in una settimana, se esci una volta, due volte a settimana non è un problema, però ovviamente non puoi stare tutti i giorni fuori, ecco, questa è stata la cosa. E quando esci, insomma, cerca di stare anche ogni tanto seduta, prendi, respira, prendi, rilassati, no? Quindi comunque siamo contenti perché diciamo mi ha dato il via libera poco, però per fare la camera e preparare la borsa per il parto, andarmi a scegliere le cosine, diciamo che almeno quello c'ho il via libera. Cosa ne pensi tu? Allora, sono stato contento della visita, perché comunque sia, anche se ci ha dato questa brutta notizia, noi ci eravamo convinti che il collo dell'utero a 2,3-2,4 sarebbe la normalità praticamente, invece non è così, è ancora 1,5, quindi 1,7, vabbè, siamo sempre sì, l'hanno misurato una volta 1,8, una volta 1,7, una volta 1,5, vabbè, siamo lì, quindi la condizione è sempre quella, però è rimasta invariata, quindi è una buonissima notizia. Sono contento che ha dato questa piccola via libera, perché comunque questo fine settimana voglio rifare la cameretta, la voglio preparare, e ovviamente da solo però avevo un po' di paura di non scegliere bene, comunque voglio che piaccia anche a Ele, insomma, e la voglio fare insieme a lei, anche se materialmente lavorerò io, però la voglio progettare insieme a lei, anche perché ero andato all'IKEA, come vi ho detto un qualche vlog fa, ma non sono riuscito a trovare quello che avevamo in mente. Ele sicuramente su questo è un po' più brava, quindi faremo una scappatina oggi veramente veloce, faremo IKEA, solo camerette dei bimbi, andiamo a scegliere le tinte e torniamo a casa. Penso che staremo fuori un'oretta massimo. A oggi andiamo? Non è da oggi? Sì, non avevo... Perché la voglio fare questo fine settimana? Sì, va bene. E quindi credo che andremo nel pomeriggio. Comunque adesso Ile vi fa vedere la spesa al volo del panorama e io comincio a preparare il pranzo. Allora, innanzitutto la mia pancia copre il cibo. Comunque, pizzette bianche per far fare merenda ad Auri, il pollo allo spiedo per pranzo,
Queste che sono immancabili per Claudio, le Monster, quelle senza zuccheri, una è Energy e questa è Mango. Sì, esatto. Poi zucchine grigliate da fare col pollo e poi ha preso il tè detenato ad Auri, sia perché sono comodissime poi queste bottigliette da riciclare, sia perché l'altro giorno chiedeva... Niente ragazzi, comunque cioè, appena ho detto che non potevo uscire, guardate chi è arrivata subito. Ecco, lei è Allegria. Oh, mio amore, che è successo? Alexa, metti Hulk! Aiutateci. Mamma mia, aiuto. Non li fanno dormire e noi siamo così. No, Edoardo non fanno proprio andare a scuola. Ah sì, infatti, ancora devi iniziare. Ma può essere che la scuola dell'infanzia inizia praticamente a ottobre. E poi deve fare l'inserimento. Un'ora. Secondo giorno, un'ora. Contaminato. Terzo giorno l'abbandono davanti a scuola con un portapranzo. Cioè, così proprio. Più scampo. Scatenato e non si fermerà. Perché ha la forza di mille uomini. Ragazzi, qui c'è anche il mio fusto che mo sta a far vago, cioè vi rendete conto? Ha pure rimorchiato a scuola, io sono nera, è iniziato da 2 giorni e già c'ho la, sta a fare la di lover. C'ha la crash. C'ho la crash. Crash no. No. Basta che un'altra cosa. Crash è... Basta che quando... La crash cioè vuol dire che lui gli piace qualcuno. No. No, è il contrario, a loro piacciono lui. La ragazza non ti flexi, Quindi lui è il crush di una ragazza. Da ripetizione. Comunque, com'è? È buona la pasta? Vabbè, io invece, loro hanno pasta, formaggio e speck. Da notare mia figlia che vuole rimangiare nonostante ha già mangiato. È successo 2 ore fa, diglielo. E poi niente, quasi invece pollo e zucchine. E zucchini, come dice Claudio, zucchini. Comunque mio nipote, così per stare leggero, dopo un etto di pasta, si mangia 2 spinacine, le patatine. Io lo porto al prato come i cani quando andate corto. Cioè io sono scioccata, Valeria, ma dove te le metti tutte queste cose? Fai vedere la pancia? Cioè, ora ditemi dove se le mette. Non ce l'ho. Ragazzi, allora, Aurizia, sì, caffè time, l'ho preso pure io dopo tipo 10 anni che non prendo il caffè, cioè ultimamente lo prendo. Comunque, vabbè, Aurora sta dormendo, mia sorella è andata via con i bimbi, noi ci stiamo rilassando prima della tempesta. No, oggi sono emozionata perché ne approfitto e visto che oggi sono all'ottavo mese, sono entrata, quindi auguri a me e a lui. Che sono 30 più 5, quindi proprio ragazzi, inizio dell'ottavo mese. Io non ricordo, manca un mesetto e mezzo. Praticamente festeggiamo andando a scegliere le tinte insieme. Questa è la mia più grande gioia. Tinta pensiamo... in cameretta, se sì, diciamo. Vabbè, prima le tinte che sono più importanti, poi se io mi sento... Se ci mettiamo poco... Se insomma. Troviamo quello che dobbiamo trovare, io dico di non comprarla adesso, questo lo sto dicendo, dico di sceglierla, magari domani mattina io vado al volo, la compro... O magari oggi la prenotiamo e poi la vado a prendere. Vabbè, sì, sì, insomma, ci facciamo un'idea della camera. Per esempio, magari, cioè, mi può pure farti schifo tutto e non mi piace niente, non la compriamo. Però almeno le tinte per fargli fare il muro, quelle... Sì, anche perché una cosa già l'ha comprata, non so sì. Se no, non l'ho spoilerato. Da vedere dalla fine. Esatto, domani arrivano delle cose che Claudio si era fissato, ha sempre fatto anche per Aurora. Esatto. Vabbè, io domani e domenica lavorerò per fare la camera, quindi mi metterò. Esatto, poi se troviamo anche come il si dice? Mobilio. Il mobilio è ancora meglio. Se no, adesso farò. Intanto il muro è importante. Farò il muro, vabbè, la svuoto. Poi lavorando vi faccio vedere, anche perché adesso la camera deve lavorare una bomba, perché ci hanno giocato con Dodò, non si può entrare per tutti i giochi per terra. E cercheremo la soluzione ideale per sistemare tutto. Esatto, quindi niente, sono proprio contenta che oggi scegliamo le tinte, siamo indecisi su 2 colori, però quando staremo lì vi faremo vedere, non spoileriamo. Eccoci qua ragazzi, io, Aurorina e la mamma. E Leonorina. Siamo venuti da Ikea a vedere quella situazione che abbiamo detto. Adesso andiamo, vediamo un po' quello che troviamo, poi facciamo una scappata da Leroy Merlin. Scappata perché Ele non può camminare tantissimo e non può stare troppo infatti in piedi. Una scappata, una rallentata. Nel senso una rallentata da Leroy Merlin, vediamo quello che le tinte sicuro le compriamo.
Dai che non lo so, ci facciamo un'idea. Perché abbiamo visto le misure della camera nostra, dell'Aurora. Praticamente quindi, tutti i nostri piani sono andati in fumo. Non c'entra un cacchio. Non va bene quello che abbiamo pensato, però diamo un'occhiata al volo. Magari per farci venire qualche altra idea. Qualche illuminazione, e poi qualche niente. Misura che magari non ho visto bene. Esatto. E poi per la speranza. Mentre le tinte quelle sicuro, quelle dobbiamo scegliere per forza perché devo tinteggiare. Basta, andiamo. Qui c'è lei. Aurora ha trovato un nuovo amico, vero? Comunque il fasciatoio che volevamo è il panda. Il fasciatoio che volevamo è questo, ma praticamente non entra né di lunghezza né e di larghezza. E poi ha pochi cassetti, considerando i vestiti che già abbiamo per lui. Quindi come soluzione? No. Dobbiamo trovare qualcos'altro. Questo è già più. Guardate che figo questo. Fallo rivedere. Vai, Auri, chiudi le ante. Va. Occhio, Auri. Oh. Ecco, questo va più che bene. Comunque anche questo è fighissimo. E vi devo dire la verità, anche questo, tranne le maniglie che non mi piacciono, che c'ha sotto cassetti è utile e sopra invece c'ha armadio. Questo c'è. Sì. Questo c'è la mia. Claudio sta provando, vedete. Oppure, vabbè, lo stesso di questo, no. Qua c'ha pure lo specchio. Aurora, guardati, ti piace? Guarda un po'. Chi è quella bella? Wow, così puoi vedere i tuoi outfit. Armadio comprato, adesso siamo nel reparto letti con lei, vero? Aurora adesso va in esplorazione. Vai, vedi chi c'è dentro. Apri la tenda. Che bello, un mondo rosa. Che figo con questo letto. Bubù, che belli questi letti. Uno c'ha i cuori, uno il pianeta, uno i gatti. Ti piacciono? Quello? Sì. Hai visto che bella questa stanzetta? Che cos'è quello? Un orso? Che bello. Mettiti seduta. Prova il tavolino se è carino, dai. No, vabbè, vi prego, guardate questo. Aurora. Guarda un po', chi ti chiama? Ciao. No, vabbè, vi prego, guardate che carine queste lampadine a tartarughina da muro. Questa stanza è proprio carina. Brava amore, queste sembrano tipo meduse. Ti piace questo letto alla fine? Vuoi dormire da sola nel lettino? Ti piacerebbe, no? Ragazzi, alla fine abbiamo ordinato tutte le cose che dovrebbe prendere Claudio nel self service, ma praticamente abbiamo cambiato idea perché ha letto queste misure e uno non è convinto che 55 cm entrino nella nostra stanza, li deve misurare in quella di Aurora, e poi in generale ha detto ovviamente che non entrano in macchina se ci siamo io e Auri. Quindi praticamente domani da solo andrà con la lista e prenderà le cose se oggi misurando entra. C'ho un capello sceno. E poi niente, adesso siamo andati a un Leroy Merlin che lui adora, perché c'ha più cose, c'ha più tinte, c'ha più colori, e quindi siamo venuti a questo che è gigantesco. Tra l'altro pure per il reparto giardinaggio mi piace molto di più. Lui è l'uomo delle mille paranoie e dubbi, mi fa venire. Questa prima o poi, amore, me la devi prendere. Sta anche tramontando. Quanto sei bella Aurora, oggi, anche se non è proprio brava, eh? Com'è oggi Aurora, brava o cattiva? Un mix. Tinte comprate, non vi spoileriamo nulla, no. E niente, Aurora si è comportata benissimo, magari fosse sempre così. Oh. Buongiorno ragazzi, dalla mia faccia avete capito che stamattina ho fatto tardissimo. Mi sono svegliato proprio tardi, ho messo la sveglia, ma purtroppo Aurorina stanotte non mi ha lasciato dormire tantissimo. Sto fine settimana sarà un fine settimana di lavori a casa perché voglio rifare la cameretta ai bimbi, però ovviamente non posso togliere l'allenamento della mattina, quindi eccomi qua, sono arrivato in palestra gonfio, guardate che faccia, però mi vado ad allenare. Oggi ho anche gambe.
Ragazze belle, ci avete lasciato da Leroy Merlin e mi ritrovate in bagno. È il giorno dopo, vi dico la verità, e sono truccata. Sono andata a dormire truccata perché ieri sera è successo un casino. A parte, vabbè, abbiamo trovato tantissimo traffico per tornare a casa, ero stravolta. In più poi mia mamma ha avuto... ci ha chiamato perché le serviva una mano, quindi Claudio mi ha portato a casa con Auri ed è andato lui, quindi io sono stata, vabbè, nel letto con Auri, dopodiché gli ho fatto il bagnetto, dopodiché praticamente Claudio è arrivato, erano praticamente quasi le 8:40, si è messo a cucinare. Io vi dico la verità, manco c'avevo fame, volevo solo andare a dormire, niente, mi è cascata un po' di acqua micellare, vabbè, niente, quindi in pratica ho cenato al volo, vi giuro, il tempo di sedermi a mangiare, manco ho detto due parole e sono riandata nel letto e mi sono addormentata tipo alle 9:20, una cosa del genere, proprio prestissimo, e quindi niente, non ho avuto modo neanche di struccarmi, mi sono fatta tutte le medicine, la cura che devo fare, punture e basta, buonanotte, e chi si è visto si è visto. E ragazze, ero stanca, tra il fatto un po' che appunto ne ho approfittato, siamo andati in giro, tra il fatto che comunque ieri Aurora era veramente nervosa, quindi Claudio era nervoso, insomma non è stato facile. Infatti pure tutta stanotte Aurora si è svegliata più di una volta col poverino di Claudio per farmi dormire, ci ha pensato lui, e quindi niente, io mi sono riposata, lui non lo so, poveraccio, infatti è andato in palestra pure più tardi di quanto di solito non va, però gli ho detto, cioè, stai tranquillo, fai quello che devi fare, perché purtroppo questa settimana lui l'ha saltato un sacco di giorni e quindi ha detto ci vado nel weekend. Lui dovrebbe fare un allenamento, fa un allenamento dove va 4 giorni e questa settimana ci è andato o 3 o 2 addirittura, e quindi vuole recuperare sabato e domenica, ma fa bene perché giustamente sta ottenendo risultati, si vuole sentire a posto con se stesso, e niente, oggi comunque faremo la, cioè farà, dipingerà la stanza, non vedo l'ora, arrivano anche gli adesivi, quindi poi vedrete tutto nel video di domani, credo, non lo so, e niente, comunque a parte questo deve fare anche la spesa, poi deve venire il tecnico oggi perché di Fastweb, perché purtroppo non so per quale motivo il wifi sta andando veramente malissimo, a volte neanche il telefono ci prende dentro casa. Noi abbiamo Fastweb a casa e sui cellulari perché ci troviamo bene, stanno parcheggiando, chi rabbaglia, scusate. E ci troviamo bene, ci siamo sempre trovati bene con Fastweb, pure diciamo il tecnico, insomma, ti viene a casa in maniera gratuita, sono sempre gentilissimi, quindi come sempre risolveranno il problema. Io mi ricordo che quando ce l'avevo anni fa, molto spesso addirittura ti cambiavano il modem a livello gratuito, no? E ti mettevano l'ultimo uscito, quindi insomma nulla da dire su Fastweb, ragazzi, vi dico la verità, ho chiamato, gentilissimi. Comunque oggi per recuperare i danni che ho fatto non struccandomi metto i patch idratanti, io utilizzo sempre quelli di Pixi che trovate da Sephora, i Nutri Eye, questi qua verdi, e poi mi faccio una maschera, questa Sleeping, quindi per la notte, ecco, questa al collagene di Astra, collagene Pro Age. Allora, la maschera, guardate com'è fatta, tutta tipo super gel. Comunque adesso mi metto a prendere anche le misure del muro per vedere la profondità, se va bene l'armadio che abbiamo scelto. Tanto la commessa di Ikea è stata gentilissima e ci ha fatto vedere le due alternative. Ci sono due armadi simili, uno profondo 55 e uno profondo 40, che hanno praticamente gli stessi cassetti, anzi l'altro da 40 ne ha un cassetto in più, però dentro è sviluppato in una maniera, insomma non ha un ripiano, quindi mi piaceva di meno il dentro, però ho trovato più utili i cassetti, quindi comunque mi accontento tra virgolette di un altro pezzo che mi piace tanto. E che bello fare la skincare, sento il volto tutto fresco. Devo misurare praticamente questo spessore e non credo che Claudio l'abbia fatto questa mattina, poverino. Comunque, metro alla mano, misuriamolo. È 54. Ditemi se non è sfiga la nostra.
vero che comunque per l'apertura della finestra c'è, non so se si vede, un bordo qui, quindi perché io volevo evitare di metterlo all'entrata all'armadio perché è brutto. Comunque ora deciderò con Claudio, perché in caso comunque abbiamo anche tutta questa parete da utilizzare, oltre anche a tutto questo, che questo è più di 1,30 m. Quindi vediamo un attimo. Praticamente io di questa stanza, se non fate caso lì devo piegare alcuni panni, altri li ho piegati. Comunque di questa stanza le uniche cose che rimangono sono questo. Questo va in salotto e ritorna in salotto. E questo via. Quindi praticamente dobbiamo mettere un armadio, il letto e questo. E poi vediamo come organizzare per i giochi. Vabbè, comunque questa camera è un disastro, vedrete nel vlog dopo come rimediamo. Raga, ieri sono venuti i bambini, guardate il disastro. Tra l'altro vogliamo fare una cernita di giochi e regalarli al nido, quelli che non in usiamo. In realtà, quelli che non usa Aurora. Sto facendo colazione, è appena arrivato il tecnico di Fasto, e beh, infatti Kira ancora sta abbaiando. Io ho dovuto scappare via dalla palestra. Sì, è scappato dalla palestra perché non avevo quasi finito. È arrivato prima, però sembra aver risolto il problema un pochino. Vabbè, praticamente c'era un problema alla centrale, quindi non era a casa nostra. Degli spinotti un po' lenti. E poi a casa ha fatto una cosa che io non sapevo. Ha diviso la rete da 2,4 giga a gigahertz a quella da 5 gigahertz, in modo tale che dovrebbe arrivare più velocemente, più facilmente nelle altre stanze, perché purtroppo casa è, come si dice, un po' sotto il livello stradale, un po' sotto il livello stradale, perché c'è la strada principale, poi c'è una piccola discesina dove c'è il palazzo, e quindi magari può avere un po' di difficoltà essendo i muri abbastanza grandi e tutto. Abbiamo fatto questa prova, adesso sembra andare bene. Vediamo. Comunque io concluderei così il vlog di oggi, cioè di ieri in realtà, e adesso ne inizierei uno nuovo, dove appunto facciamo la camera. Tra l'altro sta anche piovendo, per cui ci ha agevolato il fatto che dovremmo stare a casa. Sì, sì.